Saranno in molti anche i volti noti dello sci del passato, domani alle 14.30 a Bormio, per l'ultimo saluto a una vera e propria colonna della disciplina. Oreste Peccedi, l'allenatore della Valanga Azzurra, classe 1939, mancato ieri a 85 anni. Abbiamo iniziato assieme, mio fratello Mario, lui, io ero andato alla scuola dello sport, mio fratello Mario era il responsabile della squadra B, poi della squadra A sotto Vuornet. Lui faceva l'aiuto allenatore e poi quando mio fratello diventò vice direttore tecnico e direttore tecnico lo nominò responsabile delle squadre degli slalomisti gigantisti. Da allora una stagione incredibile punteggiata di successi. Dal 68 al 76, diciamo sotto la sua direzione, gli atleti delle squadre A maschili vinsero 48 gare di Coppa del Mondo, 5 Coppa del Mondo generali e 5 di specialità, più 12 medaglie tra Olimpiadi e Campionati del Mondo. Il preparatore di Tony e di Gross nella prima metà degli anni 60 fu allenatore dello sci club Bormio e anche allora sua cifra distintiva era un'enorme determinazione cui affiancava meticolosità e precisione quasi maniacale per ogni dettaglio. Era il primo ad arrivare in pista e l'ultimo ad andare via, che dava sempre il buon esempio. La familiarità con lo slalom lo vide anche genitore di una novità che ha poi cambiato la storia della specialità stessa. Fu il padre di questi pali snodati, che erano nati in America ma che lui mise appunto lo snodo e riuscì a far cambiare lo slalom, perché con l'avvento del palo snodato anche la tecnica dello slalom variò. E a proposito di invenzioni, Peccedi da tracciatore di piste firmò proprio nella Natia Bormio il proprio insuperato capolavoro. La Stelvio è una delle sue creature, questa grande discesa rinomata come la più difficile del mondo.